Buongiorno. Thank you, mommy. Ma you're welcome, amore, prego. Thank you, papà. Oh, prego, prego, prego per averti dato due bambine bellissime con cui puoi Thank you, giocare. nonna. Oh, thank you, nonna, anche, sì. Tutti, la nonna ci ha dato i geni per fare le gemelle. È vero? Ma Dio. Ma buongiorno, piccoli Mom. miei. Dimmi. Mom. Dimmi. You broken. Cos'è che è broken? Ah, svegliato mio marito qua, stando un po' di succo a Mailino. E lì c'è Ella e mia mamma. Buongiorno, sono le 7 del mattino. Dammi la mamma che l'ha al latto. Taste. Dici di assaggiarlo. Dici di assaggiarlo. Dice che gli piace. Malino ha richiesto la serie TV sui draghi. Quindi gli facciamo vedere stamattina che fuori c'è un ponte in cui potete vedere. Sta piovendo. Gli facciamo vedere stamattina. E poi dopo vediamo cosa fare. Cos'hai lì? Una vitamina? Si prende le vitamine anche stamattina. Yam yam. Le baby sono qua. Sono un attimino tranquille. So che Angelica sta per addormentare. Forse anche Ella. Stanno cercando di dormire tutte e due. No, Angelica dorme. La situazione attuale. Yes, baby? Ma c'è il mio studio. Sta dicendo che adesso lui deve lavorare qua perché mia mamma ovviamente è nella dove è il suo studio. Ma può usare il mio studio? You can use my studio? No, vabbè. Comunque. Allora, io adesso tra un po' ovviamente prendo i miei integratori. E qua c'ho le uova, io le ho messe dentro le zucchine. E qui c'è Milo che sta giocando. Ma cosa fai? Hiding? Ti stai nascondendo, amore? Ti stai nascondendo? Dimmi. Mo hiding? Amore, dove sono tutti i cuscini? Dove sono? Oggi c'è un po' una giornata brutta fuori. E qui invece ci sono le bimbe. E niente, io sono pronta a fare colazione, le bimbe appunto come dicevo stavano dormendo e basta, oggi abbiamo i vaccini, quindi tra un po' dobbiamo uscire, tra circa 40 minuti e basta, dicevo che appunto fanno un po' di vaccini oggi, quindi vediamo come va e c'è anche il rotavirus che è facoltativo, ma noi lo faremo, ok? Mi sono fatta le uova, ma le sta mangiando anche Maelino, quello mio cuscino allattamento lì. E adesso sta giocando, si sta nascondendo lì. C'è anche mia mamma. Si sta nascondendo lì. Ecco, appunto. Attento. O no? O no? Eh? Ma si può? Ma si può? Allora, io e Maelino, cosa stiamo facendo? Colazione insieme? Sì? Oh, vabbè, ha preso l'integratore e sbattuto la testa. E stiamo facendo colazione insieme. Sto mangiando le uova. È vero? Anche lui sta mangiando le uova. Sono buone? Ti piacciono se no queste uova? Lui mangia tutto, ragazzi. Ha quasi 3 anni. Ha 3 anni ad aprile, ma lui mangia tutto. Quello abbiamo fatto l'autosvezzamento. E mangia tutto. Mangia tutto quello che mangiamo noi, praticamente. Cosa c'è, amore? Cosa stai cercando di dire? Aspetta, forse questa è la luce migliore. Fa le facce. Salute. Sta mangiando sulle mie uova. Oh,
Milo, ma le uova della mamma. Le uova della mamma. Oh. Ok ragazzi, allora oggi dobbiamo andare a fare le vaccinazioni per le bambine. Poi vi dico bene tutte le vaccinazioni che devono fare. E qua in Australia, in base allo stato dove sei, ogni stato ha un libricino diverso per i bimbi. Questi si chiamano Blue Book e sono quelli delle mie bimbe. Quindi adesso, se mio marito si muove, e andiamo, perché non voglio arrivare in ritardo, perché già il mio medico è ammalato e quindi io devo andare con un altro medico, e quindi è meglio che andiamo. Let's go. Ok, quindi dicevo, questi sono i libri e li vado a mettere, noi chiamiamo Blue Book, li vado a mettere in macchina così sono pronti lì. E dobbiamo passare dalla posta perché ieri, non so come mai, sono passati per darmi un pacco e non mi hanno trovato a casa. Di solito il postino mi conosce e lo sa di lasciare la roba davanti a casa, ma questa volta forse c'era qualcuno di diverso e non me l'ha lasciata davanti a casa, quindi devo andare in posta a prendere questo pacco, ma mi sa che non so se riusciamo, perché penso che siamo già in ritardo. Allora, non so dove sia mio marito, però noi dobbiamo andare a mettere le piccole in macchina adesso, quindi io pian pianino le metto in macchina con mia mamma, e mia mamma non viene perché deve andare al medico e può entrare solamente un genitore, e basta, e andiamo. Poi le baby stanno dormendo, tra l'altro, quindi vediamo un attimino come va, però sono tranquilla. E le ho lattate stamattina tipo fino alle 8 e adesso sono tipo quasi le 11 e stanno ancora dormendo. Allora, eccoci qua ragazzi. Ok, sei riuscita a vederla? Cucella, ah, è sveglia. Vabbè, comunque si addormenterà in macchina sicuramente. Ok, la mia mamma sta mettendo Angelica in macchina. C'è una giornata un po' brutta oggi, sta piovendo. Qua è estate, però oggi fa un po' freschino e piove. Quindi per quello che le baby sono vestite. Tieni mammaella. C'è Angelica lì. C'è Ella. Se la metti in macchina e poi vado a recuperare mio marito. Non lo so se mai lo viene, penso di sì. E semplicemente andiamo. Ok. Grazie ma. Ciao ragazzi, come uscire con tre bambini? Ma dov'è mio marito? Dai. Ok, siamo quasi pronti. E mio marito sta mettendo le scarpe a Mailino e la mia macchina è già in moto. E siamo praticamente pronti. Sono le 10:34, quindi dobbiamo passare dalla posta e poi andare a fare il vaccino, che è alle 11:15. E niente, let's go. Quindi dimmi amore. Yeah, amore, sì, sta piovendo. Sta piovendo. Stiamo andando verso la posta, lì c'è anche Milo, le babies sono lì, tranquille, tranquille. What do you want to fix, babe? No, just broke again. Oh, it's okay. It's okay, baby. I'll fix it that way, but you can't fix it that way. It's alright. Stop. Mio marito vuole mettere a posto la parte della mia macchina, ma io sono tranquilla. Ok. Sta piovendo, mamma mia, che giornata, che giornata piovosa. Comunque siamo state abbastanza veloci a uscire con tre bambini, ci abbiamo messo 15 minuti più o meno ad uscire, però solo perché le bambine stavano dormendo, altrimenti ci avremmo messo molto di più, molto di più. Ok ragazzi, eccomi in posta, vedete lì che c'è la posta, però l'entrata è di qua. E allora, venite con me, venite, 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 venite. Allora, questa è la box della posta, quindi metto quello che deve dare mio marito. Dov'è? Si mette qua? Ok, buttato dentro. E poi vado a prendere il mio fantastico pacco per la Choco Fit. Che bello che l'ho finita, quindi assolutamente mi serve. Allora, questa è la posta qua e sono arrivata adesso. Ok ragazzi, ho preso i pacchi ma non mi ricordo cosa ho preso, nel senso che ci dovrebbe essere la Choco Fit e poi non so che cos'altro ho preso. Vabbè, magari se riesco li apriamo dopo insieme. E comunque dai, non siamo nemmeno troppo in ritardo. Andiamo, andiamo dal dottore. Let's go. Ok.
sono qua in macchina, Marino sta dormendo, mio marito è lì. Questa è la clinica del dottore, le baby sono qua. Vi ricordo che in Australia non esiste il pediatra per i bambini sani, quindi si va semplicemente dal medico di base. E qui è dove stiamo andando. Adesso entriamo. Sta arrivando anche mio marito con Milo, stanno arrivando. Niente ragazzi, mio marito si è dileguato perché lui odia i medici praticamente, quindi si è dileguato, io sto un attimino facendo così con la cosa, così non si svegliano, anche se secondo me sono sveglia, devo lattare comunque. Comunque si è dileguato perché lui non riesce a vedere che gli facciano i vaccini e quindi non... Mi ha solo portata e poi è sparito con Milo. Vabbè, vediamo come va con le due babies da sola. Aiuto. Ok ragazzi, sono qua che sto allattando la piccola Ella, che tra l'altro è quella con gli occhi chiari. Vediamo se riesco a farveli vedere un po' meglio. Eccoli. C'ha degli occhi bellissimi, raga. Cioè, bellissimi proprio. Cucchioni. Ok, stanno pesando Ella. Vediamo cosa pesa. Cosa pesi? Oh yeah, I think so. Sorry, chicken, I know it's very... There we go. 5.34. Wow! Allora, vediamo quanto è lunga. How long? Vediamo. Just for back home. Yeah, oh my friend. So chicken, quanto sei lunga? My goodness me, you're tall. Aha, is she? You stay nice and still for me. There you go. Oh, no, oh piccolina. Ciao ragazzi, la situazione attuale, sto allattando Angelica. Guardate Ella che faccia. Mi fa troppo ridere questa bimba, troppo. Aiuto. Comunque stiamo aspettando e a fare i vaccini e poi si va. Oh my god. Comunque ragazzi, qua no, potete vedere quali sono le vaccinazioni che fanno, quindi noi stiamo facendo queste qua delle 6 settimane, quindi difteria, tetano, pertosse, influenza di tipo B, epatite B, polio, pneumococco, rotavirus e meningococco B, ok? Quindi questo è quello che stiamo facendo. Anzi no, noi non facciamo meningococco B, scusate ragazzi, lo facciamo a 6 mesi quello lì. Comunque ragazzi, Ella si è praticamente addormentata e Angelica invece è qua. E siamo ancora qua che stiamo aspettando in realtà che stanno preparando tutto. Oh, si è svegliata. Stanno preparando tutto e basta. E poi speriamo di riuscire ad andare. È un'ora che siamo qua, quindi madonna, con due è tutto doppio ragazzi, tutto doppio, capito? Quindi niente, aspettiamo. Eccola Angelica, si sta per lamentare. Aiuto. Mio marito, ragazzi, ve l'ho detto, si è dileguato perché lui non ama, come si dice, needle si dice, no? Gli aghi non ama. Ok, aspetta che prenda Angelica. Ok ragazzi, le baby sono lì dentro che stanno dormendo e questo è lo schema delle vaccinazioni, ok? E praticamente ci dicono dove l'hanno fatto, quindi ha fatto difteria, tetano, whooping cough, epatite B, polio, influenza B, ok? E nella gamba di sinistra, nella gamba di destra invece hanno fatto pneumococco e per bocca gli hanno dato il rotavirus. Poi se giri ci sono un po' di informazioni, ok? Più che altro sai se magari viene la febbre, insomma tutte queste cose qua, che cosa fare, ok? E quando è invece che bisogna riportare se c'è una reazione avversa, ovviamente, o se comunque ci sono dei problemi. Quindi questo è tutto il coso informativo, ok? E poi questo è il loro libricino con tutto e in teoria in fondo c'è la parte delle vaccinazioni, non so se l'hanno messo qua o no. Ok, quindi qui c'è la parte delle vaccinazioni, quindi qui hanno messo appunto la vaccinazione, c'è il batch number ovviamente e basta, quindi questo è.
Ok ragazzi, stavo sudando tantissimo, mamma mia. Adesso mi sono slegata un attimo i capelli. Comunque mi sono fatta fare anche uno script, quindi una ricetta per l'implanon, quindi la barra che va nel braccio. Quindi devo andare in farmacia a comprarlo, mi sembra tipo il giorno in cui me lo faccio mettere. Devo sentire un attimo che medico lo fa, perché quello che ho visto oggi, il mio medico è malato purtroppo, e quindi ho visto un altro medico, tra l'altro molto bravo anche lui, sono rimasta abbastanza soddisfatta, che io di solito io e i medici non andiamo mai d'accordo però sono rimasta abbastanza soddisfatta, molto bravo, e mi ha detto che lui non ha fatto il training per inserire l'implanon, ok? Perché questo è una barra che va nel braccio, non so se vedete qua c'è ancora il segno. Vabbè, comunque rimane un buco piccolissimo e sta lì 3 anni, e poi dopo 3 anni te la tolgono e te la reinseriscono. Quindi niente, vi faccio sapere se riesco a... non penso che riesco a farmela fare oggi, quindi dovrò sicuramente ritornare. Comunque ragazzi, le bambine stanno dormendo, le infermiere non ci credevano, stanno dormendo tutte e due, sono tranquille. Ragazzi, siamo tornati a casa, abbiamo fatto tutto e niente, basta, è andato tutto bene comunque, e ho prenotato anche per mettere la barra nel braccio e vado il 9 di marzo, ok? Ciao!